in eccellenza del nostro territorio, premiata tra le migliori osterie d'Italia nel 2023. È stato il Teatro Petrarca di Arezzo ad ospitare il premio Fedeltà al Lavoro e allo Sviluppo Economico 2024 organizzato dalla Camera di Commercio di Arezzo e Siena, e proprio ai suoi vertici abbiamo chiesto come sta l'economia aretina. Presidente, questa giornata serve sempre un po' ovviamente a ricordare, come avete appena fatto, coloro che da tanti anni sono su questo territorio, ma anche un po' a fare il punto sotto un profilo del nostro futuro, del guardare avanti. Come sta l'economia? Ma allora, i dati che abbiamo naturalmente sono ancora, diciamo, confortanti. Abbiamo dei segnali ovviamente che riguardano poi non solo noi ma tutto il paese, di rallentamento soprattutto in alcuni settori che in qualche modo si stanno già annunciando. Dobbiamo dire che i dati che abbiamo noi dipingono, diciamo, un territorio economico come quello aretino ancora comunque in salute. Vediamo il settore orafo che ha ancora delle grandissime performance, vediamo l'ultimo dato sulle esportazioni che addirittura cresce a doppia cifra, continua a crescere tantissimo peraltro, e quindi ovviamente in questo siamo molto confidenti. Certo è che alcuni settori, come ho ricordato anche prima, come la moda, hanno qualche problema ancora irrisolto, e dobbiamo dire che purtroppo dura anche da molti trimestri, quindi ci preoccupa, ma abbiamo anche tutto un panorama, un tessuto economico che evidentemente spazia dai servizi all'agricoltura, non solo appunto dalla manifattura, all'artigianato, anche quindi un'economia domestica che ancora comunque è radicato e fortemente impegnato, diciamo, a resistere e a dare ancora dei numeri positivi. Sono oltre 35.000 le imprese del nostro territorio, con una occupazione tra l'altro in crescita, sono circa 116.000 gli addetti e sono cresciuti di oltre 1.300 unità nell'ultimo anno, quindi comunque questi dati ci devono far riflettere appunto anche in senso positivo, quindi non solo in una previsione anche futura, anche nel vicino futuro, che forse qualche momento di incertezza ce lo potrà avere. Ecco, abbiamo sentito tantissime aziende che sono state premiate anche questa sera, di padre in figlio. Il ricambio generazionale com'è nel nostro territorio? Ovviamente presenta sempre anche qui luce ed ombre, ovviamente mai viviamo da tante stagioni un po' di difficoltà nel ricambio, ma vediamo che comunque in questo territorio le generazioni che si avvicendano alla guida delle imprese sono ovviamente tenacemente legate, anche perché le imprese hanno successo, quindi quando le imprese vanno bene è chiaro che c'è anche un'attrazione più forte per le nuove generazioni nel ovviamente proseguire l'attività che tanto successo appunto dà. Dobbiamo dire che grazie a Dio da noi anche oggi ne abbiamo testimonianza, insomma abbiamo tante seconde e terze generazioni e anche oltre che stanno davvero dando anche orgoglio ovviamente alla nostra rete, alla nostra spina dorsale imprenditoriale. Quindi anche qui siamo confidenti, sapendo però che ovviamente ci muoviamo in un momento in cui tante difficoltà, a cominciare un po' dall'inverno demografico, perché c'è anche un problema proprio legato alla nostra demografia che immancabilmente un po' incide anche su quella che è la vita delle imprese. Ecco, ce l'eravamo già un po' detti, appunto il settore della moda, ci confermate a questo punto, immagino anche con qualche numero, sta soffrendo, cioè è quello che comunque soffre di più in questo momento? Sì, ci sono varie concause legate soprattutto alla ripresa improvvisa, insomma, dopo il Covid, della produzione, che poi ha incrociato un'inflazione significativa e quindi ha un po' raffreddato i consumi, quindi c'è un po' di difficoltà. Il costo della materia prima, la logistica, la difficoltà del contesto geopolitico, insomma non aiutano questo quadro per la ripartenza del settore della moda. Però confidiamo che nel 2025 ci sarà sicuramente una ripresa, anche legata sicuramente all'andamento del settore orafo. Al momento le previsioni sono difficili, insomma, da fare, però crediamo che comunque il Made in Italy non abbia difficoltà, insomma, a riaffermarsi nel momento in cui il quadro anche internazionale sia un pochino più stabile dopo magari le elezioni americane. Abbiamo capito che l'economia aretina si è un po' differenziata, cioè quel settore, quel segmento del turismo che forse 10-15 anni fa, insomma, davvero cubava dei numeri meno importanti, adesso
cambiato, però sicuramente non si può sostituire il manifatturiero, ma è diventata un po' più eterogenea questa l'economia aretina? Ma c'è stata una terziarizzazione dell'economia sicuramente, che ha avuto nel turismo il boom economico, diciamo così, anche negli ultimi anni, soprattutto grazie ai grandi eventi che ci sono stati e sicuramente anche al ritorno del turismo italiano, direi, e straniero soprattutto. Poi c'è stata la pausa del Covid, che comunque ha in qualche modo indotto le nostre aziende a cercare di stare a galla. Adesso stanno ripartendo, il manifatturiero ancora a momenti di difficoltà, però il rimbalzo c'è stato, per cui quello che era stato perso durante il periodo della pausa pandemica in qualche modo, ecco, è stato già in parte ripreso. Adesso la ripresa è lenta, eravamo abituati al rimbalzo del dopo Covid all'11% del 2020, al 6% del 2022, insomma ci dobbiamo un po' abituare a ritornare al periodo pre-Covid, dove c'era una crescita lenta intorno allo 0, non ci siamo abituati, perché pensavamo, ecco, di avere una vivacità nella ripresa e nella produzione che durasse ancora qualche anno. È chiaro che il contesto, ripeto, geopolitico non ci aiuta in questo momento, però gli altri distretti, per esempio il distretto orafo di Vicenza o di Valenza, non fa meglio di noi, anzi il distretto di Arezzo performa sicuramente meglio. A livello della moda la Toscana è più in difficoltà rispetto al territorio aretino, quindi direi che ci sono luci ed ombre e speriamo che le ombre presto scompaiano. Ecco. Tra le tante aziende premiate questa sera ne avete premiate alcune per l'internazionalizzazione. Sotto questo profilo passi in avanti ne sono stati fatti, ci pare di capire. Tantissimo, siamo già a 7,5 miliardi di export nel secondo trimestre, quindi il primo semestre confrontato all'anno precedente, insomma di numeri significativi. È vero che il settore orafo qui è influenzato dall'andamento del prezzo del metallo, dalla questione appunto dell'export della Turchia, influenzato sicuramente dalla forte inflazione, quindi dagli investimenti che ci sono stati in quel paese. Direi, ecco, il settore orafo ha in qualche modo influenzato l'andamento positivo nel primo semestre rispetto agli altri settori, però ci sono altri anche settori che vanno molto bene sull'export, e direi, ecco, eccettuato il settore della moda, che ci possiamo ritenere abbastanza soddisfatti, nonostante nel secondo trimestre abbiamo registrato alcuni rallentamenti.